Cucù mes amis, bentrovate, bentrovati. Oggi video novità per il mese di settembre. Vediamo a cosa hanno pensato le aziende. Questi sono video che possono essere utili perché a me arrivano prodotti da testare e recensire, ma a voi danno la possibilità tramite i codici sconto di poter acquistare dei prodotti che possono essere utili. Tutti noi abbiamo ricorrenze, festeggiamenti, compleanni, occasioni, lauree, insomma, da festeggiare, perché no? Un pensierino da fare con dei codici non è male. Parto da un'azienda che già mi aveva inviato due prodotti di skincare, il set per quanto riguarda il contorno occhi. In questo set ne avevamo già parlato, è direi un set che agisce in combo, un siero notturno e una crema morbida e leggera che agisce di giorno. Io li ho utilizzati così, sono a base di acido ialuronico, squalano, Q10, hanno un sacco di elementi atti a ridurre le piccole rughe d'espressioni, le occhiaie, le borse, non posso dire. Ve ne avevo già parlato perché vi avevo detto che il siero, secondo me, era un po' troppo forse per quanto riguarda l'estate appena passata, ma poiché settembre annuncia l'autunno e l'inverno, direi che è una consistenza, una texture ottimale, soprattutto per chi ha contorno occhi secco. È veramente un impacco notturno da posizionare sul vostro contorno occhi e ovviamente andare a ripristinare quell'elasticità che soprattutto nelle pelli age o comunque anche in pelli particolarmente secche si va perdendo. Tutta questa linea è atta a dare elasticità, compattezza ad un contorno occhi segnato, cedevole, insomma stressato, e in virtù di questo principio ispiratore del set contorno occhi, i MIM Skincare ha deciso di propormi di inviarmi la crema collo e décolleté rassodante. Col passare dell'età sapete che la zona del collo e del décolleté molto delicata è quella che risulta anche più segnata, più sensibile al cedimento cutaneo, al fatto di perdere elasticità e compattezza, e devo dire che sono rimasta colpita proprio dalla consistenza stessa della crema. Sembra un vero e proprio burro, è caratterizzato infatti anche da burro di karité, ma da una serie di oligopeptidi, oligopeptide 1, 2, 5, sono tutti degli aminoacidi, sono i mattoni delle proteine presenti nella pelle che vanno a creare quell'effetto tensore, a cementare, cementificare le cellule del tessuto epidermico che con l'invecchiamento, ahimè, non hanno più la funzione di un tempo. È una decina di giorni che la sto provando. Devo dire che la texture, pur essendo così compatta nel vasetto da sembrare un burro, è invece di una texture che si assorbe subito, non grassa, che va, non vi dico a piallare, ma che va proprio a distendere i tratti, perfetta per la sera, anche al giorno, perché vi dico si asciuga subito, ma se la sera avete più tempo da dedicare al massaggio della zona del collo e del décolleté, almeno io riesco con molta più tranquillità e calma a dedicarmi alla zona del collo e del décolleté, quindi alla fase del massaggio, e sono più tranquilla, non devo correre, non ho l'ansia di arrivare in ritardo. Insomma, nel momento in cui mi è arrivata questa crema, io l'ho utilizzata alla sera.
mi sento molto più a mio agio, vi dico non solo per il tempo, ma anche per il fatto che la pelle andando incontro alla notte è molto più ricettiva e tutti questi elementi vanno ad avere una migliore e maggiore efficacia per quanto riguarda la zona trattata. Mi piace molto, vedete quante volte l'ho rinnovata anche sulle mani, non è unta, non è grassa, si assorbe subito. L'ho provata un paio di volte anche nel weekend per vedere se potevo tranquillamente usare anche con il bronzer. Sapete, quando andate poi a fare un po' di contouring e arrivate, scendete giù nel collo, ecco, non macchia. Vi dico, ottima anche come base del make-up, però parliamo sempre di collo e di décolleté, che sono le zone che non sempre consideriamo, ma che è bene considerare, soprattutto per chi si avvicina ai 50 e i miei sono dietro l'angolo. Quindi, grazie ai MIM, vi lascio giù il codice sconto che non ha nulla del mio riferimento nominativo. Purtroppo questa azienda, insomma, ha dei codici alfanumerici un po' antipatici dal mio punto di vista. Mi sono anche lamentata con la PR, ma insomma, ve lo lascio giù in info box se volete approfittare. Sono comunque dei prodotti innovativi. Questo set che agisce in combo e in due momenti diversi della giornata, mattina e sera. Vi dico, non è male. Se avete voglia di provare dei prodotti diversi, fateci un pensierino. E soprattutto questa cremina è difficile, anche per quanto riguarda la vasta area della skincare, trovare dei prodotti specifici per la zona del collo e del décolleté. Qui ci pensa i MIM Skincare. Arriviamo alla seconda azienda con cui collaboro e sto parlando di Avamei. La vedete laggiù, la edizione limitata, la speciale edition di settembre, è la candela Pinot Noir che vi arriva in questi pack che vi ho già detto, sono meravigliosi, sono dei quadretti. Già dal pack secondario riuscite a capire la fragranza racchiusa all'interno della candela. Questa è una candela che, come tutte le candele in gamma, nella home, nello shop di Avamei, sono candele vegane, sono candele realizzate con la cera di soia, hanno una durata pazzesca, più di 40 ore per quanto riguarda la loro combustione. Questa candela è stata pensata proprio per settembre, mese di vendemmia, e in questo caso si può dire una passeggiata tra i vigneti. La fragranza che emana è proprio una fragranza fruttata, rossa, succosa, che vi fa ricordare un calice di vino nero. Se amate quindi andare a degustare nelle cantine i frutti della vendemmia, che almeno qui da noi è stata anticipata, so in molte zone d'Italia, però è sempre bello in autunno girare per i borghi, non solo della Toscana, penso alla Franciacorta, insomma, saluto l'amici, il Piemonte, la zona del Barolo, di Alba, eccetera, eccetera. L'Italia ha in ogni regione dei presidi di eccellenza per quanto riguarda vini, viti e vigneti, quindi direi che questa è un'edizione limitata che ha ragion d'essere proprio per quanto riguarda il mese di settembre e per la vendemmia. Se siete amanti dei vini e se siete amanti dei weekend fuori porta, soprattutto nel periodo della vendemmia, penso veramente alla Toscana, ma bellissima, mi piacerebbe tanto andare anche in Francia, nella zona del Bordeaux. Avevo un'amica francese che mi parlava sempre del Beaujolais, del vino novello francese, che acquistavo anche in un'enoteca a Pisa ai tempi dell'università.
le bougiolet era ormai diventato quasi uno status symbol, vi dico, ai tempi in cui ero universitaria e ci si ritrovava veramente a fare aperitivi così in casa, no? Con un po' di formaggio, di salumi e di crostini improvvisati con olio buono e vino appena fatto, vino fresco, novello. Tutto l'imballo è naturale, non viene utilizzato nulla di chimico, di aggressivo, di poco rispettoso per l'ambiente, nulla viene testato sugli animali perché ovviamente si tratta di cera di soia, quindi veramente un rispetto assoluto per le materie prime e anche l'ambiente. Bellissimo il bicchiere, vedete, fa veramente atmosfera. Inizia l'autunno e quindi anche in casa vogliamo riscaldare l'atmosfera non solo con una fiamma accesa, con la copertina, seduti a vedere sul divano un film o una serie TV, ma anche riscaldare casa con colori caldi come questo che è una sintesi di tutto ciò che racchiude un buon calice di vino rosso. Le candele Ave Mei vi arrivano ben imballate, sono veramente curate in ogni dettaglio. Vedete, hanno questo doppio pack contenitivo in modo da salvaguardare da urti o dalla distrazione di corrieri poco attenti tutto ciò che all'interno del pacco è contenuto. Qui siamo in presenza di una candela con i colori senape. Faccio vedere dove siamo trasportati in Danimarca, quindi Nord Europa. Sempre in Nord Europa rimaniamo con questa candela dedicata ad Amsterdam. Se qui eravamo in presenza di candela ocra dedicata a Copenaghen, qui siamo in presenza di candela verde con presenza di canapa, legno di sandalo per le atmosfere, per le fragranze, diciamo così, che si respirano ad Amsterdam. Profumazione quasi talcata. Vi devo dire la verità, vi volevo far notare anche il coperchio inciso a fuoco con ovviamente il logo di Ave Mei, una profumazione molto molto buona, canapa molto delicata, non pensate subito male, una profumazione di legno di sandalo molto piacevole, quasi fresca, rinfrescante. Veramente le fragranze di Ave Mei sono meravigliose. Non solo queste fiamme che rimangono accese, vedete, vi fanno compagnia, ma durano tantissimo le candele di Ave Mei. Vi faccio vedere i diffusori. Ho registrato il video a inizio estate, fermi lì. Prendo sempre lui come riferimento perché il vetro è trasparente e potete vedere da soli, proprio toccare con occhio la quantità di liquido che è ancora presente, di aroma che è ancora presente all'interno di questo diffusore che mi è arrivato a inizio estate. Questa era la collezione dedicata alle Cicladi e devo dire che la Grecia poi ha caratterizzato anche la mia estate perché ho letto Circe, quindi il Mediterraneo, il mare, il mirto, l'eucalipto, i salici, il pino marittimo, tutte queste profumazioni che lambiscono anche le acque delle isole di Santorini, di Mykonos e di Creta, le ho ritrovate nella lettura di Circe che vi riconsiglio. Questa divagazione per dirvi che non vi sto vendendo fumo. Non vi sto vendendo delle bugie, ma vi dico la verità, sono persistenti nelle fragranze, nelle profumazioni e sapete che è raro trovare dei diffusori che durino così a lungo, quindi penso che il prodotto si presenti e parli da sé. Sono passati sicuramente 3 mesi e ho ancora qui il profumatore.
caldo di quest'estate che sicuramente contribuisce, accelera anche il processo di asciugatura delle essenze, e invece devo dire che siamo ancora qui. Ho acceso anche la candela Copenhagen che sta benissimo in combo, essendo ocra, con il Bordeaux, e parla di fragranza fresca e floreale composta da delicate note di foglie di violetta e peperosa, e devo dire che è molto delicata. Io sono stata anni fa a Copenaghen e la ricordo bellissima. Ovviamente eravamo in agosto, però quest'aria frizzantina, queste case colorate, un po' più luminosa, non so come dire, rispetto ad Amsterdam, però anche Amsterdam, Venezia del Nord, caratterizzata da tutte queste casette sviluppate in verticale, i canali. La ricordo bellissima, fu proprio un tour che feci in auto con degli amici, viaggio on the road, e attraversammo tutta la Germania, la Danimarca, parte della Svezia. La meta era Göteborg, quindi insomma un bellissimo viaggio. Devo ritornare, purtroppo il tempo vola, ecco, quando ritorno indietro con i ricordi dico: cavolo, ma è passato così tanto tempo, dovrei ritornare. E per quanto riguarda invece Amsterdam, vi ho detto, la profumazione è molto fresca, talcata, caratterizzata dalla canapa erbacea, ma con questo profumo dolce, intenso, esotico della gardenia e del legno di sandalo. Vi dico, profumazioni meravigliose. Mi sto dilungando in chiacchiere, vi lascio subito il codice sconto che è BETTAGO. La promo è valida da oggi per 2 settimane senza minimo di spesa. Avrete il 50% di sconto su tutto l'ordine più una mini candela in regalo. Vi devo assolutamente parlare di questo spray per tessuti, per ambienti. Vi avevo già parlato dello spray Barcellona, che vi avevo detto essere una profumazione talmente buona da essere utilizzata anche come profumo personale. Mi ero innamorata di Barcellona, sono impazzita per questo Clean Mind. Una profumazione agrumata ma comunque dolce, questo equilibrio tra queste note fresche di apertura, cristalline, frizzantine, e questa dolcezza finale, stupenda, anche da nebulizzare sui panni appena stirati. E per rinnovare la freschezza del bucato, un profumo meraviglioso, anche questo. Ricorda l'eau de Lancôme, ma era molto più invadente e presente. Qui vi dico, c'è un'apertura fresca, agrumata, ma che si va a fondere, a conciliare, a sposare con una nota dolce, carezzevole, di buon profumo di pulito, un odore di buono che è fantastico ritrovare non solo sui panni, ma anche nell'ambiente quando entrate in casa. Chiacchiero troppo, quindi vi ricordo il codice sconto BETTAGO che vi dà diritto al 50% su tutto il vostro ordine, più una mini candela in omaggio senza limiti di spesa, ovviamente per 2 settimane. Quindi avete in previsione regali di compleanno, festeggiamenti, lauree, pensateci, avete 2 settimane di tempo. Io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!